Il mestiere di retail è un mestiere completamente diverso dalla manifattura, che hanno soltanto il prodotto in comune, ma poi nient'altro. Sono due mestieri che richiedono logiche molto diverse, sensibilità diverse. Il negozio è tutt'altro che un contenitore in questo momento qua, perché il contenitore andava bene quando c'erano dei bisogni, allora tu avevi bisogno, andavi là, trovavi la soddisfazione di venire. Adesso non c'è più bisogno di niente. Prendere un marchio come Pinco, la cosa fondamentale è che provochi il desiderio di acquisto. Ma il desiderio di acquisto come si fa a provocarlo? Con l'emozione. L'emozione, la tecnologia ci salverà. Dobbiamo attaccarci con le cose. La tecnologia ci aiuta, non un po', ci aiuta tanto. La cosa più seria che abbiamo fatto, che stiamo sviluppando, che è secondo me l'ogni possibilità, è lo store style. Lo store style è un contenitore dove noi ogni 15 giorni componiamo i look di una famosa stylist. Cioè diamo un valore aggiunto al prodotto, soprattutto perché oggi lo styling è più importante dello stile. Una bella collezione, una buona collezione può diventare bellissima se è interpretata da una stylist molto brava, e diventare bruttissima se è martoriata, penalizzata, un brutto styling. Nei negozi italiani, diciamo culturalmente avanti, è un'aggiunta a quello che può essere la capacità proattiva e propositiva della commessa. Nei negozi in Cina è un vero e proprio strumento indispensabile per capire gli abbinamenti. La fase 3 dello store styling, che per adesso ha avuto delle valenze, diventerà, spero, entro la fine di quest'anno, avrà la possibilità di comprare il prodotto non esistente nel punto vendita, ma esistente in un magazzino enormemente più fornito di quello che può essere un punto vendita. Però nel punto vendita devo creare l'emozione e quindi il desiderio d'acquisto. Quindi c'è un atto, una profondissima trasformazione di quello che è proprio l'oggetto negozio, da hardware a software. Il negozio è una fabbrica di emozioni, bisogna produrre le famose endorfine in qualche modo. L'architetto deve pensare più all'aspetto emozionale e diciamo così di ambientazione che all'aspetto contenitivo. E come si dice, i committenti devono lasciarglielo fare. La catena annoia ha finito di dire. Cioè noi crediamo che la serialità sia un altro pericolo mortale. La serialità è una roba brutta, impersonale. È come quando ti mandano gli auguri per Natale ma capisci che l'ha mandato tutti uguali, no? Allora lui ha sempre preferito magari perdere un po' di identità, di riconoscibilità, cambiando format, però non indurre la noia. Quindi i nostri negozi sono quasi tutti diversi uno dall'altro. Noi abbiamo ottenuto risultati, come dicevo prima, molto importanti in Italia, rinascente, a Londra, a Parigi, anche a Hong Kong. E gli articoli, correggimi se sbaglio, ci sono gli stessi. Invece internet ha livellato la cultura media, sta livellando la cultura media in tutti i posti, per cui gli articoli funzionano contemporaneamente in tutto. Noi facciamo rendere più di altri brand il metro quadro, cioè abbiamo un contatto continuo col mercato e cerchiamo di lavorare in risposta. In termini tecnici si dice che l'azienda lavora un po' in push, quindi fa le collezioni, le spinge al mercato, un po' in pull, quindi mette la testa nel negozio e trascina la manifattura a soddisfare i bisogni del mercato. Quindi endorfine, emozioni, siamo una fabbrica di entertainment. L'intelligenza emotiva è un'intelligenza di primo ordine e che è quella che ci aiuterà a salvare il mondo, perché il mondo si salva con l'empatia che capisce le emozioni e con qualcuno che crea le emozioni, perché ormai sappiamo tutto, quindi se non emozioniamo non caviamo il ragno dal buco. Il mio messaggio è finito. Grazie.